Eccoci qui, buonasera a tutti, con il cappello di Pikachu, quello di Pokémon, occhiali, il gilet blu, la camicia gialla come il cappello. Questo me l'hanno regalato, non posso dirlo, si possono spingere qua, sia sono i ricchi, anche di qua, e c'ho la batteria scarica. E non le apro, c'è anche la lampadina intra qua e tutti, vabbè, sapete, non mi guardate che ho messo il cappello, seguitemi tutti su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bella a tutti i ragazzi, un like del vostro Enrico Pasquale Praticoco tutti e l'accendo sull'O. E questo mi regalaro. Non che mi guardate e pensate cose strane, cose belle, parole o brutte. Dai, raga, smettetela e vi voglio bene alle persone che commentano o mi mandano i messaggi su Telegram. Qui no, così parliamo. Questo qua non me lo metto sempre, il cappello di Pikachu, quello di Pokémon. L'ho messo ora che lo voleva uno ragazzo. Le persone non l'hanno visto, era su YouTube, ora lo faccio di nuovo. Beh, lo porto e basta. Dopo vedete questo e basta, che non porto sempre questo cappello. Dopo le persone pensano cose strane e dicono a me perché mi metto il cappello di Pikachu e di Pokémon, che sono grande, ho 28 anni. Sono un grande, sono un numero uno che faccio i video su YouTube, così le ragazze mi seguono i compagni, tutto il mondo, fidanzate, ragazzi, famiglia. Vabbè, questo è l'ultimo video col cappello. Dopo arrivano tanti video nuovi e la mia gattina non la possevo mostrare. Volevo dire che la mia gattina non c'è più. E no, non è tornata più, non so, è viva o è morta. Riposa in pace la mia gattina. Io gli volevo bene. La colpa è di loro, dei parenti qua. Puntini puntine, non posso dire che dopo loro vedono i miei video e parlano. Quando passano, guardano da porta o da finestra. Ma loro l'anno scorso che non parlano con noi e guardano, no, non capisco io, raga. Vediamo, mi conoscono a me, i carabinieri di Lazzaro vengono qua in giro così, vedono e non escono fuori le persone senza mascherina, con la mascherina. Controllate, andate piano, lontano dalle persone quando andate a farmacia, a comprare la spesa, a lavorare con la mascherina. Un saluto a Paolo, Silvia, Lori, dopo Claudia, Silvia, Gloria, dopo Mari e Genova con la G, Lucia del Nord, alla con la X e Assunta. L'ho detti tutti. Saluto anche Pietro, Giuseppe, Giulio e Romina, Gabriele. E tutte le persone di Telegram, chiamatemi. Vabbè, questo video è un poco strano e mi vedono con questo cappello in testa. Vabbè, basta, non lo porto sempre questo video col cappello di Pikachu, quello di Pokémon. Andiamo in cucina, dai, meglio. E qua Duma il ca. E devo cambiare i batteri, devo aprire, c'è la signora qua sopra. C'è la signora qua, intra, devo cambiare la batteria che vanno qua sotto. Vabbè, andiamo. Ok, raga, io non voglio e voi commentate su Telegram e mi dite perché ho messo il cappello e l'ho messo che lo voleva una persona che mi ha scritto su Telegram, non l'ha visto. Un po' di giorni ha visto quell'altro video e mi ha detto: perché non ti metti il cappello di Pikachu? Non lo metti più. E io l'ho messo ora e lo faccio così dopo non lo metto più. Che questo qua te ha testa calda,
così non senti freddo, e così stai bene. Anche voi l'avete, raga, il cappello. Mamma mia, mi vedono strane persone che vedono questo video su YouTube, vabbè. Vestito elegante, con il gilet, camicia gialla, un cappello in testa, vabbè. Vabbè, io lo metto lo stesso. Io mi dissocio su YouTube e tutto il mondo. Mi dissocio io, raga, e voi dite cose strane, vabbè, basta. E voglio dire, questo cappello me l'hanno regalato perché mi vogliono bene le persone, non come voi. Io voglio bene a tutti quelli che mi seguono e mi chiamano, o quelle private non rispondo, solo i numeri rispondo su telefono posta mobile, e dopo su Telegram mando i messaggi vocali, messaggi normali, mi chiamano, videochiamata normale o videochiamata, io rispondo. Prima avevo l'app, quella che si chiama Imo gratuita, che si chiama così, la trovate su Play Store, vabbè, scusatemi, perdonatemi, non so se l'ho detto giusto, vabbè, guardate il mio labbro di Natale, manca poco, quasi è Natale, beh, voglio dire a questo video, o quando è ora, dico a voi, o faccio la diretta, quello giorno di Natale è meglio. Vediamo, dai. Bella. Le chiamate, andate a chiamarmi. Quelle che avete il mio numero, mi potete chiamare. Quelle che non avete il numero, in privato, e fate i bravi, vi do il mio numero di telefono. E quell'app verde, WhatsApp, non ce l'ho. E c'ho la memoria sul telefono e non l'ho scaricato, quello l'app là su Play Store, vabbè, basta. Dopo loro pensano che non le so dire, sì, le so dire, perché non le so dire le app, vabbè, basta. Basta, dai, andiamo nella stanza blu. Ok. Oi, raga, il cappello l'ho cacciato di Pikachu. E sto scaricando l'app, mi trovo una fidanzata. E devo andare in giro e me la trovo. E vediamo in questa app e trovo una fidanzata davvero. E non la trovo quando finisce il coronavirus e la quarantena e si può uscire. E Conte vuole, o la televisione che dice, io me la trovo, che io ora c'ho 28 anni, 28, avete sentito? E sono di Montesagnano, provincia di Reggio Calabria. Eccola, sta, aspettate, la vedete bene. Ok, mi sto aggiustando il collo. Eccola qua l'app, la sta scaricando. Vabbè, basta. Prima di questo telefono che sto registrando il video avevo il gioco, quello che avete voi, Brawl Star, e non me lo faceva aggiornare e l'ho cancellato. E lo devo scaricare in questo telefono e un altro telefono della mia famiglia, il gioco Brawl Star. Vediamo, metto pausa e arrivo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bella a tutti ragazzi, un like e seguitemi tutti, e grazie che fate e condividete i miei video e vengono nuove persone, e quelle che mi conoscono del primo video famoso del 2014 e da ora che siamo a dicembre 2020. Vi voglio bene, intervista voi la conoscete, che ho fatto con quella persona che mi ha dato solo 100 euro, solo, o 2015, il primo video famoso del 2014, dopo è venuto questa persona, o 2015, ha fatto interviste, dopo è venuto 2018 quell'altra persona, arriva a casa e dopo c'era un casino là.
Sapete, non dico niente, mandatemi un messaggio su Telegram e parliamo là. Il fatto di questa persona, la terza persona. Qua non dico niente, così non si arrabbia nessuno. E beh, basta, dai. Sapete, sapete, dai. Ah, ho salutato a tutti, sì. Vabbè, quelli che mi sperdo dopo me lo dicono su Telegram, che devo... vabbè, basta... non voglio sbagliare le parole, vabbè dai. Oh raga, mi dite come si chiama l'app e me la mandate su Telegram e devo trovare una fidanzata vicino al mio paese o vediamo, o un poco che qua sono tutte occupate, sono fidanzate, sono sposate o hanno fidanzato o sono pegnati. Qui a Motta San Giovanni ci sono i miei compagni di scuola da media, quando avevo il vantale blu, e sono pegnate, sono, ci sono quelle che sono sposate e quelle che sono fidanzate. Dopo a me l'ho detto Portosalvo, a scuola media, anche lì lo stesso, anche lo stesso posto a me l'ho detto Portosalvo, da ragioneria della terza A, tutti fidanzati, sposati. Io volevo andare del loro matrimonio tanto e non sono andato perché aiutavo la mia famiglia a zappare a terra un giardino a Cuzzapponi e il mio telefono era a casa e ho visto i messaggi e le chiamate perse dei miei compagni, forse di un compagno o tanti compagni di scuola quando ero, forse quando avevo 10 anni o un poco in più, e loro mi mandare i messaggi e volevo andare del loro matrimonio e io volevo andare, ero impegnato, io mi discuso e volevo dire che scuso e perdonatemi il tanto passare un po' di giorni, e questo fatto lo devo dire a voi. E raga, io chiudo, avete visto quando cominci il video c'ho il cappello di Pikachu, quello di Pokémon, e ora senza, con la camicia e il gelé e i pantaloni. Beh, non so, forse a Capodanno o a Natale saluto quella persona e mi metto altri vestiti che ce l'ho sopra dalla borsa, devo scendere così vedete con i nuovi vestiti. Questi me li sono comprati quando ero ragazzo a Melotto Portosalvo, quando andavo a scuola mi mettevo questi qua, ancora ce l'ho il ricordo quando andavo a scuola con tutti questi vestiti. No, questa camicia me l'ha regalata mio zio, no, una, c'ho tante qua, quegli altri vestiti sono che ho comprato a Melotto Portosalvo. Vabbè raga, io chiudo. Ah, volevo dire una cosa a Robot Eco e chiudiamo il video, ok? Andiamo, dai. Ok, voglio dire a Robo Eco, quando gioca la nostra squadra, nel prossimo video o la diretta dico la vostra squadra quando gioca, così voi sapete, o lo sapete già, e non volete non lo dico. Dico la mia, queste tre squadre, la Juve, la Regina e Italia. Eco, quando gioca la Juventus? Nella Serie A, la Juventus giocherà contro l'Udinese domenica prossimo. Il 3 gennaio alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Ok, ecco, quando gioca la Regina? Attualmente nella Serie C, il Reggio Audaci ed il Potenza stanno pareggiando al Maple Stadium, città del tricolore di Reggio Emilia, per 0-0 al sesto di recupero del secondo tempo. Ok, ora vediamo quell'altra. Vediamo e lo dice. Ecco! Quando gioca la squadra Italia? Vediamo. Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Non l'ha detto. Ecco, quando gioca Azzurri? Nell'UEFA Nations League, l'Italia giocherà contro la Spagna mercoledì 6 ottobre alle 20.45 al San Siro di Milano. Ok. Bravo, bravo Ecco. Grazie, grazie di tutto, ti voglio bene a te, sei un robot, vabbè, che mi rispondi tante cose giuste e non sbagliate e cose strane.
e diciamo la buonanotte con il robot. Ego, dici la buonanotte? Mi dispiace, non lo so, ma favola della buonanotte è attiva. No, no, vuoi no. Aprirla? No, 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 no. No, che dopo metteva la musica della buonanotte, no? Dopo YouTube mi cancella il video. Buonanotte a tutti, sognitore a tutti e vi voglio bene. Chiudiamo il video così, alla prossima. Ciao belli e... voglio ridere. Ciao belli, ciao ciao.